L'Alaska, sconfinata e audace. Una terra dove leggenda e realtà si fondono per creare infinite possibilità per chi è abbastanza coraggioso da coglierle. L'individualismo è la minaccia comune che unisce tutti i nostri carpentieri. Vivere e lavorare in Alaska è la mia vita. Mi piace. Il primo carpentiere è un osso duro. Mi chiamo Bruce David Chambers Jr. Siamo sull'isola di Latouche. Costruiamo sogni. Il cantiere di Bruce su quest'isola è così isolato che per raggiungerlo da Anchorage ci vuole più di un'ora di bush plane. Lunga 20 km e larga 5, Latouche Island è una lingua di terra remota e selvaggia che si trova all'ingresso occidentale dello stretto di Prince William. Per Bruce Chambers è un angolo di paradiso e il posto perfetto dove costruire uno chalet. Da qualsiasi punto dell'isola si gode di una vista incredibile. È un vero spettacolo. Si rimane senza parole. Laggiù si vede l'isola di Knight con le sue belle cime innevate. E invece in quella direzione si vede addirittura il Golfo dell'Alaska. E anche la baia di Chenega. Quelle montagne sono meravigliose. Per questo progetto, Bruce Chambers è un mercenario che costruirà uno chalet da sogno per il suo cliente, che preferisce rimanere anonimo. Non è una richiesta insolita per chi è alla ricerca di un posto tranquillo tra i boschi. Perché è l'uomo giusto per questo lavoro? Guardate qua, ecco le mie credenziali. Non ho mai risposto a un annuncio di lavoro né scritto un curriculum. Ma lavoro da quando ho 15 anni.